Ciao ragazzi, ciao ragazze. Oggi con questo video vorrei potervi insegnare due tecniche per poter iniziare a praticare la gratitudine. Perché, ebbene sì, ci sono momenti della nostra vita dove ci si focalizza solo ed esclusivamente su ciò che non abbiamo, solo ed esclusivamente su ciò che non funziona, su ciò che non riusciamo a raggiungere. Mentre praticando quotidianamente, e ripeto, quotidianamente, la gratitudine possiamo arrivare ad alzare costantemente le nostre frequenze e quindi a non rimanere più in quella bassa vibrazione di mancanza, ma andare ad elevare le nostre vibrazioni, quindi essere in primis in frequenze più alte, per poter quindi attirare a noi ciò che di meglio la vita ha da offrirci, ma soprattutto per poter quindi vivere le nostre giornate con frequenze alte, per poter quindi dirigere verso quegli obiettivi che desideriamo raggiungere. Allora, una pratica che ormai avrete già sentito ovunque è quella che ogni mattina si mette un quadernino sopra il proprio comodino con l'avviero, ci si alza e prima ancora di iniziare la giornata si inizia a pensare ciò per cui si è grati. Vi faccio un esempio. Sono grato perché ho un letto. Sono grato perché anche oggi sono vivo. Sono grato perché ho una casa. Sono grato perché ho del cibo. Insomma, iniziamo a focalizzarci su ciò che abbiamo e su ciò che magari molte volte diamo per scontato. E non ringraziamo di avere nella nostra vita, ok? Questo perché? Perché troppo focalizzati su ciò che invece vogliamo raggiungere, su ciò che non abbiamo ancora. Inoltre, questa pratica può essere fatta anche la sera, quindi a fine giornata andiamo a rivedere la nostra giornata e a ringraziare quei piccoli momenti che ci hanno magari regalato un momento di gioia, quei momenti passati magari con persone che amiamo, quei momenti passati da soli con noi stessi per evolvere, per crescere, per iniziare a conoscerci meglio. Inoltre, per chi comunque inizierà a praticarla costantemente, questa cosa poi inizierà a venire ad essere percepita praticamente ogni singolo istante della propria giornata. Questo ve lo dico perché io ad oggi sono proprio in un livello che ogni singola cosa che mi accade all'interno della mia vita, ogni momento, io lo osservo e lo percepisco proprio con quella gratitudine profonda di ciò che effettivamente mi sta accadendo. E ragazzi, ve lo dico, quando si inizia a praticare tutto ciò, si inizieranno a ringraziare persino quei momenti difficili, proprio perché sapremo che ci porteranno ad evolvere e ad essere quindi persone migliori, magari quelle stesse persone che desideriamo diventare ed essere. Inoltre, un altro bellissimo esercizio, e questo, ragazzi, funziona. Cioè, non mi potete dire che dopo 5 minuti che praticate quello che vi sto per dire, non avrete risultati. Anzi, noterete subito la differenza a livello di vibrazioni e di stato emotivo. Allora, questa pratica si chiama Ghia. Praticamente si va ad unire il sorriso, quindi dobbiamo rimanere con il sorriso. E si va ad unire l'ispirazione ed l'espirazione con ovviamente la parola. Come? Adesso vi faccio un esempio. Quindi dobbiamo dire grazie, rimanendo col sorriso, inspirando ed espirando per minimo 5 minuti. In questo caso, ovviamente, io vi faccio solamente un piccolo esempio in modo tale che voi capiate cosa bisogna fare. Insomma, continuate così, mentre inspirate ed espirate con il sorriso,
dicendolo ad alta voce per 5 minuti, dicendo ovviamente grazie. E nel mentre nella vostra mente pensate anche a ciò per cui siete grati, ragazzi. Io aspetto qui sotto i vostri commenti per sapere se questa piccola tecnica vi aiuterà a cambiare il vostro stato vibrazionale, e quello quindi lo potete constatare anche in 5 minuti, ma anche la stessa pratica del quadernino, dell'iniziare quindi a vivere ogni singola cosa nella gratitudine. Perché una cosa importante da capire per quanto riguarda la gratitudine è che va praticata per fare in modo che entri a far parte di noi, ok? Un po' come quelle abitudini che prima che entrino a far parte di noi dobbiamo veder passare del tempo, no? Dal mese, di solito dicono dai 21 giorni ai 3 mesi. Quindi iniziamo a praticarla per fare in modo che inizi a far parte di noi e ragazzi. Quello che ne scaturisce è fantastico. Inoltre, se quest'ultima pratica iniziate a fare in mezzo alla natura, vi renderete conto di che emozione, di che connessione inizierete a provare. Quindi, se non sapete chi sono, comunque andate a visitare il mio sito in modo tale che possiate sapere ciò che io faccio, soprattutto per poter aiutare le persone, inoltre per chi lo vorrà, soprattutto in questo periodo farò sessioni gratuite per i primi 20 minuti e poi per chi lo vorrà inizieremo ad intraprendere un percorso. Quindi, se non l'avete ancora fatto, seguitemi nei miei canali. Per chi farà questa pratica, andate a commentare una volta che inizierete a farla. Dopo un po', fatemi sapere se avete avuto dei riscontri e dei risultati. E se avete magari anche altri argomenti di cui volete avere ulteriori informazioni, scrivetemi. E ragazzi, praticate, praticate, praticate e sperimentate.